replica di Bossi all'uscita dall'euro, alla lotta di una sorta di internazionale antieuropea che prima abbiamo visto rappresentata qua dai colleghi dei partiti nazionalisti stranieri, perché secondo noi è stato un po' come dire sì, bello, ma è un po' impossibile, cioè un po' propagandistico. Che cosa significa? Che comunque permangono anime diverse. No, Bossi ha detto che è difficile. Beh, la Lega è nata per affrontare sfide difficili. Quindi Bossi dice ci hanno tirato dentro di forza nell'euro, figurati se ci lasciano uscire, chiediamolo ai cittadini. Fossimo solo noi in tutta Europa ad avere questa richiesta sarebbe effettivamente complicato. Tutti i sondaggi dicono che così la pensano la maggioranza dei francesi, degli austriaci, degli olandesi. Dei britannici non ne parliamo perché si sono autoesclusi. Per la prima volta anche in Italia il sentimento, non dico euroscettico, il no a questa Europa che ammazza il lavoro è maggioritario. È difficile, sì, però non siamo soli. Ci sono a marzo, ne parleremo, faremo una grande manifestazione a Bruxelles di tutti i popoli europei che vogliono un'altra Europa, Bossi invita ad essere cauti e a farsi tutte le domande possibili e immaginabili che ci stiamo facendo, ci siamo fatti. La strada è in salita sicuramente, ma la vogliamo percorrere. Ed è la prima volta nella storia che a un congresso della Lega c'è un parterre internazionale del genere e quindi non siamo soli. Cioè, non è che le spaccature nella Lega sono No, per no, tornare no. alla domanda sono state solo accantonate una volta. No, 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 guarda, ma Bossi me l'aveva già detto 15 giorni fa, guarda, anzi aveva detto, se diciamo di uscire dall'euro ci sparano, ho detto, non sarà una passeggiata di salute, sicuramente gli interessi in ballo sono tanti, i miliardi di euro in ballo sono tanti, d'altronde la Lega è nata su un sogno, quindi l'indipendenza della Padania non è esattamente una passeggiata di salute a portata di mano, quindi figurati se crediamo nell'indipendenza della Padania, se non possiamo credere in un'altra Europa, secondo me assolutamente fattibile, alle elezioni di maggio, se la maggioranza del Parlamento europeo vorrà un'altra Europa, si rifà tutto da capo, da Maastricht a Schengen, euro compreso, tutto. Segretario, tanti obiettivi da raggiungere in Europa e in Italia, ma per raggiungerci vuole una Lega forte, una Lega forse quella di qualche anno fa. Come farà a ricompattarla? No, la Lega vince se fa la Lega. Negli ultimi anni, anche per vicissitudini, problemi, litigi interni e spaccature, abbiamo dovuto mediare, abbiamo dovuto essere prudenti. La prudenza in Italia, la mediazione, la democristianeria non paga. Qua ci sono fabbriche che chiudono, artigiani che si impiccano, agricoltori con i trattori in piazza. Quindi la Lega fa la Lega, appunto. Le mediazioni le lasciamo a qualcun altro, andiamo dritti su alcuni obiettivi. E io sono convinto che. Non mi interessano i sondaggi, che però la Lega deve puntare non a passare dal 4 al 5, la Lega deve puntare al 10%, ad essere forza di maggioranza al nord e può esserlo. Sicuramente fondamentale sarà il ruolo dei governatori che saranno chiamati ad accelerare e a disubbidire. Non ci diciamo oggi come e quando, perché altrimenti è più Siamo difficile certo. disubbidire. A Roma interessano i quattrini e quindi vedremo di fargli arrivare meno quattrini possibili. Però scusa, siccome della disobbedienza hai parlato anche prima, e anche a lungo, possiamo almeno spiegare, hai anche fatto riferimento a Gandhi, no? Mandela, quindi capire cosa vuol dire la disobbedienza in concreto. No, perché sennò poi lo Stato ci mette l'antidoto, però ripeto, Sarà proveremo a sulle colpirli tasse. sull'unica cosa Tasse. che loro interessa, che sono le tasse. Posso, c'è un altro problema della stampa. Lei ha parlato del fatto che i forconi sono una ventata gravitaria del sito. Nei giorni scorsi, un forcone di tutti i colori, non so se la giunta regionale, stavano quota per le multe anche di Mezzaldoni e di Solofferi. Su questo punto di vista c'è un rapporto con dire, almeno qui forse si rompe un forcone. A Torino mi risulta che ci fossero centri sociali ultra della Juve, che non sono esattamente i produttori al cui fianco scendo in piazza. Io parlo degli artigiani, degli imprenditori, degli agricoltori, non di quelli che lanciano bottiglie Molotov o bombe carta. Quelli non sono forconi, quelli sono cretini, sono violenti, che è un'altra roba. Io parlo della gente per bene, che avanza richieste per bene. Scusa, una domanda legata all'attualità. Renzi oggi ha chiesto un patto ha detto, abbiamo fatto un patto con Letta di 15 mesi.
Secondo voi il governo tiene o no? Seconda cosa. Il finanziamento dei partiti, per come è stato modulato il blocco del finanziamento, vi trova d'accordo o è ancora poco? L'ultima cosa è se vi sentite schiacciati tra Berlusconi e Grillo, perché i toni di oggi suoi sono stati veramente da vaffadei, insomma su molti versanti. Pensa di superare Grillo a sinistra, grazie. Del patto Renzi-Letta di 15 mesi è un patto da marziani, nel senso che fra 15 mesi al nord la metà delle fabbriche, dei negozi e delle aziende, delle partite IVA non esistono più. E quindi è quella politica che vive sulla luna. Qua c'è da fare il patto dei 15 giorni, non dei 15 mesi. Qua c'è gente che alla scadenza Tares di domani non riesce a pagare 80 euro. Quindi i politici che parlano di 15 mesi non sanno di che cosa parlano. Sul finanziamento pubblico la Lega è nata con niente, può andare avanti con niente col contributo della sua gente. Quindi non ci poniamo nessun tipo di problema da questo punto di vista. Insomma, qualche venuto fuori Salvini, è successo qualche altra cosa col finanziamento pubblico, adesso non voglio mettere pucci, però voglio dire, ci bagno centinaia di milioni di euro. Se tolgono il finanziamento pubblico, la Lega esiste, punto, a prescindere. Non abbiamo i grandi finanziatori di altri, le cooperative, i sindacati, il Monte dei Paschi, ecco, non abbiamo i grandi sponsor di altri, però ci organizzeremo lo stesso. Non siamo competitor né di Berlusconi né di Grillo, perché sicuramente in questi anni abbiamo dimostrato nei fatti, errori compresi, però la coerenza che né Berlusconi né Grillo possono vantare, sui temi europei ad esempio. E quindi se la Lega fa la Lega non ce n'è per nessuno, non ho paura né di Berlusconi né di Grillo. Si parla del referendum del Veneto che ci ha incardinato in regione, è già stato sostenuto e approvato da più di 150 comuni e io come segretario della Lega spingerò perché venga discusso e approvato e votato il prima possibile. Se veramente nel novembre dell'anno prossimo si voterà in Catalogna e in Scozia, ecco, sarebbe bello fare un'internazionale autonomista catalana, scozzese e veneta. Perché no? Se parte il Veneto penso che anche tutti gli altri a ruota, ma anche al sud. Comincerò da domani a ragionare con tanti movimenti autonomisti che ci sono anche al sud, che ci sono in Salento, che ci sono in Sicilia, che ci sono in Sardegna, che ci sono in Campania. E mi piacerebbe che la Lega diventasse a livello di tutta Italia la casa degli autonomisti. Quindi su questo lavoreremo da domani. Sempre a proposito di referendum, lei ha annunciati almeno 4, yes. Però raccogliere 500.000 firme buone e portare poi la gente a votare non è una cosa così semplice. Non è una cosa semplice, ma se i temi sono il lavoro, i sindacati, l'ordine pubblico, la Lega ad oggi è così morta che ha circa 2.000 sezioni, quindi non dico in 3 mesi, ma ce ne mettiamo 2 di mesi a raccogliere 500.000 firme su temi caldi. È chiaro che se poi fai il referendum sull'acqua calda è più difficile muovere la gente, però un referendum sul lavoro, sulla sicurezza e sui sindacati io penso che porterebbe tanta gente a firmare. Se ne parla nel 2014 evidentemente perché bisogna partire con l'anno nuovo, però ci organizzeremo e li proporremo. Certo, chi è dimostrato, chi sarà dimostrato. Adesso qua ci sono la Lega ha dei processi a priori. I leghisti sono colpevoli a priori. Lancini è stato arrestato a priori. Io ricordo, non l'ho citato oggi, mi sono dimenticato, un assessore provinciale di Monza, Luca Talice, faccio nome e cognome, che si è dimesso perché è stato indagato per violenza sessuale. Le indagini sono andate avanti 1 anno e mezzo, è stato assolto su tutta la linea, però è stato un uomo rovinato, perché a priori è stato sbattuto in prima pagina come il mostro leghista della violenza sessuale. Poi non era così, poi intanto è un uomo che ha visto la sua vita cambiata e rovinata. Quindi di mutande, di pizze, di Coca-Cola, di berretti e quant'altro, ne parleremo fatti alla mano. Detto questo,
Detto questo, ribadisco che l'unica cosa che mi interessa rimarcare come segretario della Lega Nord, e sono orgoglioso di dirlo, è che grazie alla Lega Nord in Piemonte i piemontesi pagano la politica 30 milioni di euro in meno all'anno. Quindi sui 5 anni sono 150 milioni di euro di risparmi. Punto. Con 150 milioni di euro compri alcune decine di milioni di paia di mutande. La questione è che la magistratura trinese ha acquisito 115 scontrini che riguardano sì, no, c'è la bizzarria della magistratura torinese che evidentemente è strabica, perché sul centrodestra è attentissima, gli altri non scontrinavano o compravano in nero, non so, ve lo domando. Secondo me il governo dura perché il mandato di Bruxelles è di vendere le ultime aziende sane rimaste, Eni, Enel, Finmeccanica, Fincantieri e Ansaldo. Faccio una scommessa, il governo Letta non va a casa fino a che non fanno le cosiddette da loro privatizzazioni, che sono dei saldi, sono dei regali, sono dei gentili omaggi a chi sostiene questo governo. Quindi questi stanno qua fino a che non svendono questi pezzi di aziende. Ne parleremo, bisogna vedere cos'è il centrodestra, ad oggi capire cos'è il centrodestra è difficile, ma magari ci sarà un'evoluzione anche in casa del centrodestra, quindi auspichiamo che il rinnovamento che noi abbiamo portato in casa nostra ci sia anche altrove. Ancora una domanda piemontese. Prego. Però la situazione è difficile e positiva, tra un po' quasi certo ci saranno di più. C'è questa vicenda delle firme false e che ormai sta arrivando alla fine. Ecco, di fronte a queste cose, voi come, che cosa farete? Perché poi ci sono i rinvii a giudizio, il TAR, il Consiglio di Stato che decidono le elezioni non vanno. No, ma quando ci sono dei giudizi, per carità di... non dei rinvii, dei giudizi, ne prenderemo atto. Se il TAR decide, è chiaro che... cosa fai? Prendi atto di quello che il TAR dice. Però quello che mi fa imbestialire, per cui lanceremo una campagna di informazione in tutto il Piemonte su quello che la Regione e la Lega hanno fatto. Poi una volta che ci saranno dei giudizi con delle prove, per carità di Dio, torno qua e ne riparliamo. E ripeto, in Lega chi sbaglia paga, l'abbiamo dimostrato allontanando deputati, senatori, assessori, consiglieri e di tutto. Però detto questo, ad oggi la certezza è quello che io ho fatto risparmiare come Lega ai piemontesi. Quando ci saranno dei giudizi parleremo dei giudizi. Quindi quello che si è visto stamattina è una prova generale in vista delle elezioni europee con questi movimenti, pensate forme di alleanze? A una piattaforma comune, sì, nel nome del no all'immigrazione, no all'estremismo islamico, tutela del Made In, quindi tutela dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della pesca, di tutto quello che è locale. Quindi un fronte comune con un programma comune, perché no, con un candidato presidente comune, è quello a cui stiamo lavorando. Oggi mancavano alcune delegazioni per motivi vari ed eventuali, però quella di oggi è solo una parte di tutta la casa degli autonomisti che ci sarà a livello europeo. Certo. Con... Front National è centralista e statalista dal fronte interno, cioè per il Front National la Francia una unica indivisibile, i bretoni stiamo per loro conto, vogliamo la grande Francia, ma il nemico è uno, poi a casa sua ognuno, il Front National farà lo statalista, noi in casa nostra faremo gli autonomisti, e piuttosto che gli olandesi hanno visioni più libera su alcuni temi e i russi un po' molto meno liberal, però... Prima un vivere, prima un vincere, da Inde poi filosoferemo. Matteo, tu ti ricandidi per l'europeo o fai segretario a tempo pieno? Non lo so. Già fare il segretario è una cosa su cui devo dormire sopra. E poi, siccome mancano tanti mesi, vedremo chi, cosa, come, quando. Io penso che la squadra della Lega all'europeo dovrà essere la più forte possibile. Quindi coinvolgendo amministratori, la più forte possibile, perché la partita, si giocherà una gran partita. Anche lì, no, beh, i governatori no, i governatori fanno i governatori. E contro l'Europa,
Noi vogliamo un'Europa diversa, noi siamo contro l'Europa di Bruxelles e contro l'euro, che è uno strumento criminale a disposizione dell'Europa di Bruxelles. Noi siamo gli unici europeisti presenti nel Parlamento italiano. Renzi non è europeista e Berlusconi non è europeista. Chi vuole questa Europa vuole la morte dell'Europa, quindi siamo gli unici europeisti sopravvissuti in Italia. Grazie.